Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele e faccio l'apicoltore. In questo video qua vi faccio vedere come stanno le famiglie. Siamo quasi oramai alla metà di marzo. Ciao! 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 Siamo venuti a portarti la birra da mettere nelle trappole dei calabroni. Ah, brava, così mi togli un po' di lavoro. Ma che bella, è tutta nuova questa! Sì, guarda, questa è la tuta di Marsia. Sai che abbiamo fatto la collaborazione ad Apimel? Sì, bellissima. Sì, mi ha dato il codice sconto. Allora, lo dico già a tutti, CD20, andate sul sito marsia.it, non avrete lo sconto del 20% solo sulle tute, ma su tutto il catalogo. Ho fatto una collaborazione della Madonna. Beh, ma non anche quella dei bambini? Non ancora, ma secondo me le stanno producendo. Ma non hanno solo le tute. Hanno anche tipo i guanti, guarda l'affumicatore. È fantastico! Guarda che bello! Ed è molto più spesso rispetto agli altri. Bellissimo! I guanti sono guanti in pelle, per chi non è molto esperto. Beh, grande! Però è una pelle molto sottile. Sì, anche perché così hai più sensibilità, no? Sì, esatto. Wow! Comunque, ve lo consiglio ragazzi, il codice vale per tutto il mese di marzo, poi scade l'offerta, quindi affrettatevi. Ah, dai! Eccoci qua ragazzi, oggi ho anche l'aiutante e vediamo un po' cosa c'è dentro in queste cassette qua. Dunque, l'abbiamo aperta l'ultima volta il 18 febbraio, quindi è un mese esatto oramai. Scusa tata. Allora, guardiamo un po' cosa c'è qua dentro. Guarda, il diaframma è popolato, quindi vuol dire che si stanno espandendo. Dobbiamo guardare lo stato delle sponde, quindi delle scorte, e lo stato delle covate, ok? Guarda quante api ci sono. Allora, qua la sponda, vediamo se c'è delle uova. Come sono? Sono piccolissime. Bianche? Sì, sì. Bianche. Allora, comunque le api sono tante. E già è tanto. Qua di uova ancora non ce n'è. Quindi non allarghiamo ancora. Le sponde, questa sponda qua è leggera. È leggera, quindi probabilmente dovremmo nutrire. Sicuramente non andiamo a stimolare una famiglia così, perché se dobbiamo arrivare a fine aprile sulla caccia. Brava, oh, brava. Eccola qua la regina. Vedo che vieni su bene, sei una brava apicoltrice. L'hai vista subito la regina. Allora, è una bella regina, bella grossa. L'anno scorso ovviamente questo favo qua è completamente covato da cima a fondo. Abbiamo un pochino di miele sulle corone, ma comunque è ancora poco per dire che siamo a posto con le scorte. Anche di qua è tutto covato. Questo nido qua ho l'impressione che sia ormai pronto ad esplodere. Ma tutte, vai, adesso hanno il polline, adesso raccolgono un sacco di cose adesso le api. Ci sono i fiori, ormai questo è pesante e già mi rincuora il fatto che sia pesante. Vuol dire che sono più tranquillo, perché è pesante perché c'è il miele, quindi andiamo bene. Anche qua una covata che occupa praticamente tutto il favo, lascia la sua corona, quindi questa genetica qua è una genetica che mi piace, perché non fa le covate da legno a legno, che sono molto belle da vedere, ma all'atto pratico sono anche controproducenti, perché oramai la stagionalità non è più stabile come prima. Dobbiamo garantirci sempre un minimo di miele nei nidi, non possiamo avere telai completamente covati. È un pregio da una parte, ma per me è più un difetto adesso. Altro favo di covata. Anche qui sempre con le sue corone, molto bello, c'è un po' di covata maschile, me lo aspettavo, c'è un fuco, guardalo qua, un altro fuco qua. Quindi cosa vuol dire? Vediamo i primi fuchi, un altro fuco qua. Cosa vuol dire? Vuol dire che tra una quindicina di giorni l'Elena comincerà a fare i traslarvi. Yes. Perché oramai siamo pronti. Ci sono i fuchi anche qua, sì sì.
aspettiamo che raggiungano la maturità sessuale questi fuchi qua e poi cominciamo con i traslarvi. Allora, questa postazione qua è la mia prima postazione. Bravo, fai un po' di fumo lì, tata. È la mia prima postazione che avevo, perché è in un terreno di una mia zia. Ed è una postazione che piano piano è sempre andata calando. Vuoi per i problemi climatici, vuoi per le colture intensive, ma insomma è una postazione che rende sempre di meno, quindi la terrò per la creazione delle regine e per la formazione dei nuclei. Allora, questo favo qua, guarda qua sto favo, adesso ti lascio la luce, guarda che roba, pieno di polline, di nettare. Allora, adesso io non l'allargo, ripeto, non l'allargo, ma fra una settimana questo qua vuole allargato con un cereo sicuro, perché è una famiglia in estrema forza questa qua. Papi, quanto polline? C'è un polline rosso. C'è rosso, che è la falsa ortica. Ah, la falsa c'è ortica? Il giallo quasi bianco, che è nocciolo, ormai gli ultimi polline di nocciolo. E poi comincia adesso anche il pollice del salice e di tutti i frutti che cominciano a fiorire. Oramai la stagione è partita. Speriamo che piova un po', perché bisogna anche che piova un po', perché è piovuto l'ultima volta a gennaio, ormai siamo a marzo, ed è un po' pochino, eh. Il terreno ha bisogno di acqua. Ecco, allora io richiudo tutto com'era. Questa qua praticamente ha tre favi completi di covata. E fra una settimana allarghiamo, quindi tata. Le famiglie più indietro, io ve lo dico già, comincio a stimolare oggi. Comincio a stimolare, quindi sciroppo liquido. Io metto in aggiunta i prodotti della Binectar per tirar su bene le famiglie, per spingerle bene. Ma va bene anche sciroppo normale. Come consistenza 1-1, anche meno. Meglio se lo date a depressione, perché adesso la notte fa ancora freddo. Ma se vedete il volo davanti, si può già cominciare con la stimolazione. E niente ragazzi, per questo video è tutto, io vi ringrazio, sosteneteci con i link affiliati, con gli abbonamenti, con un bel like, se non siete ancora iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti! Arrivederci.